a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Sempre con un giorno di ritardo, 5 consigli più un bonus che non ho fisicamente, perché non ricordo che l'ho messo il suo libro. Comunque diciamo 6 libri per la giornata della memoria, che sta ieri, lo so, però arrivo sempre un giorno dopo. Anche gli altri anni sto così, non so perché. La programmazione del canale che prevede sempre un giorno di ritardo. Comunque, non penso che si debba ricordare un giorno solo, ma sempre, tutti i giorni. Così come tutte le cose fondamentali della nostra vita, tutti i temi importanti dovremmo affrontare nella vita. Solo che, secondo me, non funziona. Cioè, sì, bello il messaggio che si vuole mandare con la giornata della memoria. Anche il giorno è interessante e bello per celebrare questa giornata. Io sono la prima appunto a ricordare ciò che è successo in quegli anni con Hitler in Germania, ma in realtà anche nel resto dell'Europa, perché non sono solo i tedeschi, anche noi italiani gli abbiamo dato una bella mazzata, sinceramente. Quindi siamo colpevoli anche noi, un po' l'uomo che è colpevole, però non credo che impareremo mai dai nostri errori in un modo o nell'altro. Sbaglieremo sempre, ci tireremo la zappa sui piedi sempre e comunque. Allora, partiamo con un libro che non ho fisicamente perché non mi ricordo dove l'ho messo. Il bambino con il pigiama a righe, penso che lo conoscete tutti. Racconta la storia di un bambino, Bruno, che è innocente da tutto, ma l'unica sua colpa, se si può definire colpa del bambino che in realtà non è sua, è avere il padre ufficiale tedesco nazista. Appunto, la colpa non è sua, è colpa di quello scemunito del padre, che si è trasferito, appunto, portandosi dietro moglie e figli, vicino a un campo di concentramento, perché voleva, diciamo, monitorare da vicino quel campo di concentramento, senza però farlo sapere ai bambini, perché in un certo senso, secondo me, si rendeva conto, forse molto, molto, molto interiormente, che quello non era un posto per bambini, soprattutto per suo figlio. Però un conto è suo figlio, un conto è un bambino ebreo che in realtà era nel campo di concentramento, come il bambino lì, che poi diventa amico di Bruno, che non so più pronunciare, mai saputo pronunciare. Però appunto, Bruno poi scopre in una delle sue perlustrazioni appunto il campo di concentramento vicino a casa sua, e fa amicizia con questo bambino ebreo dall'altra parte della rete, della recinzione. E anche questo bambino ebreo non sapeva perché fosse lì. Comunque, una volta entra in questo campo e scopre il vero orrore che c'è, di cui ha fatto parte anche suo padre. Poi la storia non va a buon fine in realtà, per aiutare questo bambino, per essere buona di cuore, alla fine il suo si è fermato come quello del suo amico. Una storia molto triste, molto, molto veritiera, anzi, in realtà è verosimile, però purtroppo molte volte capitava, cioè quanti ebrei sono morti nel campo di concentramento, un numero esorbitante che forse non saprei neanche leggere. Non solo ebrei, ovviamente. Ma c'erano anche tantissimi altri, ovviamente. C'erano i disabili, c'erano i rom, gli omosessuali, quindi una discriminazione molto più ampia di quella verso gli ebrei. Poi un altro libro, diciamo, molto conosciuto, ecco, è Il diario di Anna Frank. Anche lei è stata deportata in un campo di concentramento che non sapeva neanche cosa fosse, ovviamente, come tutti i bambini, perché si voleva un po' mantenere il segreto. Però purtroppo anche lei ha conosciuto l'orrore del campo di concentramento e la morte, purtroppo. Quindi mi spezza il cuore anche i neonati. Io non lo so come alcuni si siano sopravvissuti, sinceramente. Io mi chiedo ancora con quale forza, con quale coraggio non abbiano vissuto, abbiano sopravvissuto, o siano sopravvissute, ormai la grammatica qui se ne va a farsi benedire. Però comunque, tramite questo diario, Anna Frank ci racconta la sua esperienza orripilante e mostruosa di quello che ha fatto l'uomo verso gli ebrei nei campi di concentramento, e non solo, perché ho letto tra l'altro un post proprio ieri, che era la giornata della memoria, dove si diceva che non è solo il campo di concentramento quello che è stato la discriminazione, per esempio,
da prima dell'Olocausto, da prima dei campi di concentramento e prima dei milioni di morti nei campi, gli ebrei erano discriminati, gli omosessuali erano discriminati, anche e soprattutto a livello umano, non potevano entrare nei negozi, i bambini non potevano andare a scuola perché erano figli di ebrei, insomma, quindi tantissime cose vietate a delle persone solo perché erano ebrei, solo perché erano omosessuali o disabili. Quindi il vero olocausto parte da molto prima, dal momento in cui nasce la discriminazione verso queste persone e poi naturalmente si è trasformato nell'olocausto, nei campi di concentramento. Poi un libro che in realtà non parla dei campi di concentramento. Non li vediamo all'interno, effettivamente, come succede nel diario di Anna Frank o nel Bambino col pigiama a righe, piuttosto un altro tipo di discriminazione, come dicevo prima, ovviamente si tratta di avevano spento anche la luna di questa ragazza, ragazzina 15enne, che è ebrea, ma vive in Ungheria, se non sbaglio, lei. Oh no, Lituania, l'autrice della Lituania, quindi se non ricordo male erano lituani anche loro, comunque quelle parti, e quindi vengono deportati, diciamo, a lavori forzati, disumani, dico non lo so, questa povera bambina si ritrova a essere martoriata dal lavoro, che non solo, ovviamente, non c'era solo il lavoro forzato di 15 anni come tutti gli altri di quella zona lì. Lei ha visto anche altri orrori sessuali, per esempio. Quindi non è solo il campo di concentramento, non è solo l'olocausto, ovviamente è una cosa gravissima da ricordare sempre e comunque, però ricordiamoci anche che non è solo questo, c'è anche molto altro che viene messo un po' in disparte forse, però c'è, esiste. Esiste anche un altro modo per discriminare. Poi abbiamo un libro letto molto molto di recente, ve l'ho anche nominato, si tratta del Ragazzo di Auschwitz, la storia di questo bambino di 8 anni che viene deportato appunto in un campo di concentramento, da lì in poi ne visiterà altrettanti. Questo libro in realtà mi è sembrato meno crudo degli altri, anche se è comunque una grande sofferenza leggerlo, perché non ci troviamo solo nel campo di concentramento, ma vediamo anche tutto ciò che è venuto dopo, tutte le conseguenze che sono venute dopo, perché vediamo anche il susseguirsi della vita di questo sopravvissuto di Auschwitz, anche di Auschwitz, e vediamo anche tutte le ripercussioni che ha avuto dopo di essere salvato su questo ragazzo uomo e poi anziano, quindi è stato un po' interessante anche sapere cosa succede dopo, anche se questo uomo poi riuscirà a superare, oddio, fino a una certa, le sue insicurezze e quindi riuscirà poi a parlare e a testimoniare quando poi avrà raggiunto una certa età. Poi abbiamo la bambina che guardava i treni partire. Adesso vi leggo un attimo la trama, comunque là siamo. Io non lo so, adesso sto comprando. Leggendo solo di bambini, mi piacerebbe sapere la storia di qualche non bambino forse, ma non credo che siano ancora in vita gli adulti che hanno vissuto Auschwitz e sono poi sopravvissuti. Non lo so, comunque suggeritemi. Vi leggo un attimo la trama. Francia 1940. La guerra ormai alle porte e i Wins, famiglia ebrea di origine polacca, rischiano di essere deportati. Alter, lo zio, è partito per la Polonia nel tentativo di salvare i suoi familiari, ma è stato preso e rinchiuso nel ghetto di Konchinchina, non so come si pronunci. Il padre della piccola Charlotte vuole evitare che la sua famiglia subisca lo stesso destino, così si preoccuperà dei documenti falsi per raggiungere Parigi. Ma solo dopo i 49 giorni si rende conto che la capitale non è più sicura e trasferisce tutto a Lione, sotto il governo collaborazionista di Vichy. Charlotte a volte esce di casa e davanti ai binari guarda spesso passare i treni carichi di ebrei deportati.
Ben presto suo padre realizza che nemmeno Leon è il posto giusto per fuggire da persecuzioni e paga degli uomini affinché li aiutino a raggiungere la Svizzera. Un viaggio molto pericoloso, perché durante un incidente la famiglia Wins si troverà molto vicina alla linea nazista. Una fuga senza sosta di città in città per scampare al pericolo, sostenuta dalla volontà ferrea di un padre di salvare a tutti i costi i propri cari. Vedere prima di tutto questa bambina che chiede di rivedere suo padre ed è molto preoccupata per lui perché un giorno parte e non fa più ritorno. Torna così come se niente fosse, cioè c'è un perché, ma si ritrovano appunto a girare l'Europa, ma che poi non ha avuto molto senso perché alla fine sono stati anche loro nell'orrore dei campi di concentramento. Ma la cosa più devastante è stata proprio l'inizio, ricordo, di questa bambina che voleva necessariamente avere il padre con sé, ne aveva bisogno, aveva paura che, perché aveva capito che fosse stato preso dai nazisti, così come il fratello più grande. Era terrorizzata dall'idea che i suoi familiari, suo padre e il fratello, fossero stati presi, ma non pensava minimamente che potesse capitare anche a lei, cosa che poi purtroppo è capitata. È sempre devastante leggere di bambini in queste situazioni, ecco, non so perché vengono fuori, purtroppo. Poi l'ultimo libro è Auschwitz, era il numero 220-543, non so mai come leggerlo in realtà questo numero, anche questo è una storia vera. Questa storia è un po' diversa in realtà perché comunque il protagonista della nostra storia ha vissuto i campi di concentramento ma come prigioniero di guerra. Lui è stato prigioniero di guerra e quindi non ha vissuto a fondo l'orrore vero, diciamo, quello proprio il più orripilante di tutti perché lui era prigioniero inglese, dell'inglese, e quindi ha vissuto i campi di concentramento per fare lavori forzati. Quindi era anche un po' privilegiato perché era un prigioniero ed era un soldato. Però lui ha deciso un giorno di capire perché chi era intorno a lui fosse più maltridotto di lui. E quindi ha proposto a un ragazzo di scambiarsi, quindi lui lì ha visto tutto ciò che non aveva mai visto, cioè ha pensato loro stanno peggio di me, quindi io di cosa mi devo lamentare esattamente? Ovviamente di tutto, ma c'è chi sta naturalmente peggio di loro e l'ha visto sulla sua pelle perché ha voluto provare davvero quello schifo che è stato l'Olocausto. Non solo perché è stato prigioniero di guerra e quindi ci doveva stare per forza, ma appunto si è reso conto di essere privilegiato, quindi ha deciso poi di scambiarsi con questo ragazzo e farle vivere al ragazzo le i suoi vantaggi e lui al posto suo a vivere, non so neanche come definirlo in realtà, con tutte le parole negative che si possono utilizzare. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lascio un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto o vuoi questi libri o anche altri sull'Olocausto, fatemi sapere perché sono sempre molto propensa a voler leggere questi libri, anche se avete film, serie TV, io ne ho diversi ovviamente, tra cui Il bambino con pigiama righe, che è anche un film, Band of Brothers, bellissimo, l'ho amato, e diversi altri. Quindi se avete suggerimenti venite sempre ben accetti, ricordiamo sempre comunque ogni giorno. Comunque iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanella.